Amici di Vigor Senigallia TV, ben ritrovati dallo stadio Bianchelli, appunto, di Senigallia, quest'oggi per uno scontro salvezza, direi importantissimo se non fondamentale per il proseguo della serie positiva, del cammino in questo campionato di eccellenza che sta vivendo in crescendo di prestazioni e di risultati la formazione rossoblu di mister Alessandrini. Andiamo subito con la lettura delle due formazioni, ricordando un punto focale, ovvero l'assenza per squalifica di Bomber Pesaresi, quindi sicuramente una partita da seguire anche con interesse, cercando di capire chi sarà in grado e come sarà in grado di farlo il Bomber Pesaresi. Il Corridone si presenta con Paniccià, Silvestri, Taglioni, Ciurlia, Petti, Baleani, Zancocchia, Cartechini, Minella, Marani e Marcatilli. L'allenatore è il signor Emiliano Dacol. Per la Vigor, schieramento con Moscatelli fra i pali, poi Zandri e Mucai come terzini, Giraldi e Mistura centrali, a centrocampo Morganti, Carboni Cuomo con Siena sulla tre quarti a supporto delle punte che dovrebbero essere Squadroni, questo il sostituto con la maglia numero 9 di Pesaresi, e Gorini in panchina per il Corridonia, Caruso, Fusari, Tentella, Verdecchia, Di Giosafatte, Pistelli e Guermandi, nella Vigor Putignano, Tommaso, Simone, Gregorini, Olivi, Cappanera, Battisti e Spezie. Dirige l'incontro il signor Bindella di Pesaro, assistenti Cordella di Pesaro e Santi Rocco di San Benedetto del Tronto. Buon divertimento. Eccoci dunque agli highlights di Vigor Senigallia Corridonia, maglia rosso-blu per la formazione di casa, non la indossava da ormai diverse settimane per un motivo o per l'altro, divisa verde con segni rossi per la formazione di mister Dacol. C'è Squadroni dunque, come abbiamo detto in sede di presentazione, al posto di Pesaresi con la maglia numero 9 al centro dell'attacco. Vediamo come si comporterà nel contesto di una partita che alla fine non risulterà spettacolare. Lo 0-0 è un riassunto che c'entra bene l'andamento del match. Questa è la prima conclusione degna di nota, per così dire, poi pallone lontanissimo dalla porta di Moscatelli, questo spunto, questa iniziativa da parte di Marcatilli e poi il destro parato abbastanza agevolmente di nuovo da Moscatelli. Dalla parte opposta la Vigor ci prova con Mucai, questa è una buona azione che manda Siena al limite dell'area, cerca il primo palo il numero 10 Siena, che sta crescendo con le sue prestazioni nel ruolo di trequartista, palla che termina fuori non di molto. Qua protesta un po' il Corridone per questo duplice intervento da parte dei difensori della Vigor. Nel primo caso, come vedete nel replay, Mucai entra più deciso ma resta in piedi il numero 11 Marcatini, nel secondo non c'è assolutamente nulla, Mistura lo accompagna nello spalla a spalla, quindi giusta secondo noi la decisione del direttore di gara. Ci prova Minella, uno dei migliori sul fronte offensivo del Corridone, che dialoga con Marcatini, cross in mezzo dopo un rinvio con affanno da parte della difesa della Vigor, c'è la conclusione da parte di Ciurlia con precario equilibrio, pallone alto sopra la porta. Qua un'istantanea sul intervento durissimo, gomito alto da parte di Silvestri, che in difesa ha giocato una prestazione eccezionale nell'arco di tutti i 90 minuti, ma qua è entrato veramente a gomito troppo alto su Cuomo. Secondo noi qua ci stava il cartellino rosso, magari non voleva far male il numero 2 del Corridone, ma l'intervento è stato veramente irregolare e scorretto. Viene allontanato invece Alessandrini, ritenuto colpevole di aver protestato un po' troppo col direttore di gara. Siamo sulla parte finale del primo tempo, Cuomo vince anche un contrasto, cross in mezzo, non ci arriva Gorini, azione sembra molto simile a quella che abbiamo visto pochi istanti fa da parte del Corridone, ma riesce ad allontanare la retroguardia di mister Dacol. 0-0 dunque dopo i primi 45 minuti più uno di recupero. Nel secondo tempo qualche tiro in più da una parte e dall'altra, ci prova per prima la formazione rosso-blu con questa sponda da parte di Cuomo, Gorini si gira bene ma trova la deviazione da parte di due difensori, pallone che decolla lontano dal bersaglio. Questa è la chance più grossa, su un traversone disegnato da Siena dalla destra c'è Gorini che anticipa tutti sul primo palo, tocca però solo a malapena il pallone, non riesce a imprimere forza e quindi riesce a liberare la difesa del Corridonia. Viene allontanato anche il preparatore dei portieri, il collaboratore di mister Dacola dalla panchina del Corridonia, quindi viene anche ristabilita, diciamo, questa sorta di parità. Calcio d'angolo interessante della Vigor, un po' di giocatori cadono a terra, dal replay vedremo che non c'è una scorrettezza marcata da parte dei difensori del Corridonia, anche se riceve un colpo dietro la testa, ci sembra Mistura di nuovo da parte di Silvestri, sempre molto ruvido nelle sue giocate difensive. Gorini per Siena, buona mattonella per calciare.
collo del piede però che va sotto il pallone e sfera nuovamente altissima sulla traversa. Entra Battisti con il numero 17, subito cerca di rendersi protagonista in attacco per la Vigor che produce un cross dalla fascia sinistra, ancora qualche protesta, Gorini lotta con Petti, nulla da segnalare di importante. Siamo nella parte finale di gara, un rilancio lungo viene ben controllato e gestito quindi da Battisti, il pallonetto provato da Gorini se non vado errato, pallone che termina non distante dalla porta di Paniccià, ci prova su punizione debolmente Taglioni per il corridoio, Moscatelli fa preda la sfera agevolmente, altra sostituzione dentro Olivi per Siena che nel secondo tempo si è spostato largo sulla destra per il 4-4-2 disegnato nella ripresa da Alessandrini, poi una conclusione di un altro, ne è entrato Verdecchia nel corridoio, ancora palla fuori, insomma come avete visto non ci sono palle gol clamorose né da una parte né dall'altra, le due formazioni nel finale risultano un po' stanche, più stanca la squadra ospite, Battisti prova ad approfittarne al limite dell'area, un buon palleggio, un sinistro che termina fuori, comunque Battisti per i minuti che ha avuto a disposizione è stato buon protagonista del match, insomma si è giocato bene la sua chance, qua un altro fallo durissimo da cartellino arancione, diciamo l'arbitro opta per il giallo da parte di Verdecchia, il replay è eloquente, rischia anche di farsi male lo stesso Verdecchia su Tommaso Gregorini che era entrato anch'egli da poco in campo con la maglia numero 17. Tutto qua, questo è il riassunto di un match non spettacolare ma che alla fine concede un buon punto alla Vigor che dà continuità dei risultati senza Pesaresi, non segna ma continua a subire poco, in questo caso 0 gol alla fine. Sono di nuovo applausi per Capitan Giraldi, il migliore della Vigor, non ha sbagliato un pallone, e i suoi compagni sia dalla tribuna che dalla curva. Abbiamo dimostrato che siamo sulla strada di diventare una squadra di calcio e mancava sicuramente l'elemento più di peso per noi su cui si basa anche lo sviluppo del nostro gioco offensivo. Però i ragazzi in campo, e non dimentichiamo che oggi erano tanti 96, tra quelli che sono partiti e quelli che sono entrati, hanno dimostrato di avere coesione, di avere unità di intenti, di avere l'atteggiamento giusto per questo tipo di campionato, ma soprattutto di squadra, di calcio, perciò sono sotto questo aspetto sono molto soddisfatto. Di fronte aveva una squadra con giocatori con esperienze anche professionistiche, perciò non erano gli ultimi arrivati e penso che hanno avuto vita dura, non gli abbiamo concesso poco o niente, sicuramente anche noi non abbiamo avuto le situazioni come altre volte, però anche questi, un'altra nota positiva è che tutte le squadre che vengono qui modificano l'aspetto tattico e questo significa che cominciano ad avere rispetto di noi ed è un segnale importante. Chiaravalle è una squadra di buona qualità e lo sta dimostrando la classifica, sicuramente anche ben allenata, perciò insomma sta facendo un campionato sopra le righe, merito di loro, insomma noi giustamente non partiamo mai battuti contro nessuno, l'abbiamo dimostrato in queste sempre e cercheremo di arrivare comunque a questo derby mettendoci tutto l'impegno e l'attenzione e la concentrazione che saranno necessarie, insomma cercando di essere all'altezza di questa partita. Il mercato deve essere sempre un mercato che migliora e dobbiamo essere sicuri che si possa migliorare e si possa fare. Insomma adesso vediamo, perché se no sarebbe un peccato, a parità di valori o poco più non sarebbe nemmeno corretto secondo me nei confronti di questi ragazzi che stanno veramente impegnandosi al massimo delle loro possibilità e perciò meritano tutto il rispetto. Sicuramente se c'è qualche situazione che potrebbe migliorare quelle cose già buone che stiamo facendo, staremo attenti. Io ho passato un anno bellissimo e me lo porto sempre con me nel cuore, Senigallia, e sì, è stato un punto giusto, credo che tra due squadre che comunque hanno fatto battaglia palla su palla e non volevano perdere, si è visto due squadre che non volevano perdere, quindi credo che è giusto questo pareggio. Sicuramente la squadra Senigallia è giovane, però su questo campo sinceramente si fa fatica perché loro lo conoscono benissimo, sono molto aggressivi, sono dinamici, veloci
E noi abbiamo fatto la nostra partita perché anche veniamo da una settimana molto brutta con diversi infortuni, non ci siamo mai potuti allenare sul campo, abbiamo fatto solamente la parte atletica, quindi non abbiamo mai messo la squadra in campo, quindi preparare una partita alla domenica, trovarsi così non è mai facile perché uno può spiegare, ma il lavoro va fatto sempre sul campo.